In vista del Francavilla a Selvapiana, Mandragora lavora dei cambiamenti in seno alla formazione titolare, la difesa e il reparto che potrebbe essere maggiormente interessato da variazioni, cambiamenti che il tecnico ha in animo di fare, a patto che la squadra approcci con determinazione alla partita. Proprio l'inizio gara di Monte San Giusto è stata tra le principali concause della rovinosa sconfitta che tutti nell'ambiente rosso vogliono decisamente gettarsi alle spalle. Il borsino degli infortunati parla di un Branischi non al top della forma, potrebbe essere completamente indisponibile per domenica e Di Spinelli che proprio ieri ha dovuto mettere quattro punti all'arcata sopra sopracciliare per uno scontro di gioco avvenuto in allenamento. Ad ogni modo il giocatore potrebbe rientrare fra i convocati di domenica prossima, ma Andragora dovrà cercare anche di ragionare a medio periodo, si giocherà da domenica 23 al 30 tre volte di cui due in casa contro Francavilla e Forlì in frammezzate, dalla trasferta di Sant'Arcangelo di Romagna mercoledì 20 6. nel corso dei lavori di ieri pomeriggio Antonelli è stato avanzato a centrocampo il giocatore romano nasce proprio come centrocampista ma spesso e volentieri è adattato a giocare laterale basso tutti sotto esame in vista di un avversario tosto come il Francavilla che ha battuto senza troppi sconti il Pineto a domicilio all'esordio di campionato Cesena, Olimpia, Agnonese si giocherà allo stadio Mascani di Forlì perché il Manuzzi di Cesena in questo periodo è oggetto di ristrutturazioni. Sarà il debutto interno dei Cesenati nel campionato di quarta serie. Per l'agnone di Meco Monaco l'importante sarà mantenere la partita sempre, se possibile, sui binari di un certo equilibrio. Ieri lavoro differenziato per Falco e Antonelli sulla via del recupero De Zai e Cassese. Il tecnico Abruzzese prova a puntare l'attenzione dei suoi anche sulle reti al passivo e su come queste vengono incassate. L'Olimpia ha ceduto al Giuliano sugli sviluppi di un calcio di punizione la stessa cosa è accaduta in coppa contro il Campobasso. i calci da fermo avversari vanificano quanto di buono la squadra riesce a costruire continuerà l'indisponibilità per squalifica di lauria quest'ultimo si trascinava uno stop di tre giornate che la società granata ha riscontrato soltanto nella settimana che ha preceduto l'esordio di campionato anche mecomona con in prospettiva dopo la trasferta sul campo del Cesena di Angelini granata in casa contro il San Nicolò, poi nuovo viaggio alla volta di Castelfidardo. Mister Silva dell'Isernia fa le prove di formazione anti San Giustese. Potrebbe essere annunciata qualche lieve variazione rispetto all'11 sconfitto dal Forlì. In difesa si potrebbe registrare il debutto di Kacic ed in attacco potrebbe esserci spazio per Romano e Vitali. Ancora fuori Marino che dovrà scontare la seconda ed ultima giornata di squalifica. Entrambe risalenti allo scorso campionato. A proposito delle formazioni juniores, il campo. Basso sarà in esterno sul campo del Giulianova, l'Olimpia Nionese ospiterà il Monte Giorgio mentre l'Isernia riposerà.